Ciao a tutti, oggi siamo qua a fare una ricetta con un nome decisamente esotico. È un profumo di piña colada. Ovviamente la piña colada è un cocktail alcolico e noi faremo tutto analcolico per i nostri amici a quattro zampe. Sempre con l'aiuto di Aurelio Ricci, che è un cuoco professionista, vediamo di creare una razione che possa andar bene per loro e che sia giusta ed equilibrata. Partiamo con gli ingredienti. Prima di tutto il petto di pollo, che sia biologico, mi raccomando. Poi usiamo la pastinaca, che è una parente stretta della rapa e che quindi è ottima di fibre e non crea problemi ai nostri amici a quattro zampe. Poi usiamo il broccolo. Il broccolo va molto bene, dobbiamo usarne poco perché ha una sostanza all'interno che potrebbe anche essere rischiosa. Usiamo poi l'ananas, se no una piña colada non si può costruire. E perché sia completa, indispensabile il cocco, un cocco profumato e decisamente fresco. Usiamo poi oggi la curcuma. La curcuma è un ingrediente molto utile e decisamente antinfiammatorio. E le mandorle, perché in tutta questa dieta ci manca, o perlomeno non è abbastanza, la quota di grassi, perché si è ben bilanciata. Del cocco, oggi dobbiamo utilizzare il latte di cocco, che non è l'acqua all'interno. Il latte di cocco, per essere prodotto, ha bisogno di tutto un procedimento che vi spiegheremo un'altra volta. Oggi partiamo da due prodotti del cocco, che sono il burro del cocco e la farina di cocco. Dalla farina di cocco potete preparare il latte di cocco. E adesso Aurelio, vediamo come fai. Quindi prendi la farina, sì. La metti nell'acqua che già è stata messa a bollire. Sì. Okay. E lasciamo bollire. 5-10 minuti. Ok, perfetto, lasciamola bollire allora. Sì. Nel frattempo, grazie. Tagliamo la pastinaca? Sì. Uh-huh. Io ti ho rubato un po' i tempi, ne avevo già tagliato. Hai fatto benissimo, bravissimo, super bene. Ecco, allora. Tagliamo a pezzettini. Sì. La pastinaca è una radice che assorbe l'acqua all'interno dell'intestino, il che significa che se il nostro cane ha la tendenza ad avere un pochino di diarrea, la pastinaca asciuga senza dare nessun effetto collaterale, quindi non dà blocchi intestinali, anzi aiuta lo svuotamento, non dà spasmi, non dà diarrea, è una meraviglia ed è completamente inerte sulla parete intestinale, il che significa che non altera la permeabilità. Ricordati, il tuo cane è un carnivoro, quindi anche quando utilizzi queste cose devono essere tutte scelte in base alla sua salute. Quindi tu stai tagliando julienne, giusto? Capito? Qui a starti vicino si impara. Molto bene. Hai bisogno di qualcosa? Dove le metti poi? Allora, li lascio qui. Mm-hmm. E quel momento che facciamo arrostire la carne, buttiamo dentro direttamente. Dentro. Ok, perfetto, perfetto. Allora, sì. E intanto che la farina cuoce, vediamo di pulire il broccolo, un pezzettino solo, perché il broccolo, come tutte le verdure delle famiglie delle crucifere, contiene una sostanza che è il disolfuro di propile, che può essere tossico per i nostri amici a quattro zampe. Sapete bene che la cipolla è velenosa perché la quantità di questa sostanza è molto elevata e quindi diventa proprio velenosa. Mano a mano si passa ad altre verdure, come possono essere il cavolfiore o il broccolo, la quantità diminuisce, per cui diventa sempre meno preoccupante, però un pochino c'è, quindi è sempre meglio per sicurezza, anche perché non sappiamo se lo mangia Memole che pesa 30 kg o Neon che ne pesa 2, 3 kg, non sappiamo le dimensioni del cane, quindi meglio comunque usarne poco. Tu lo stai facendo comunque a pezzettini? Perfetto. Ottimo. Super. Ok, andiamo con l'ananas. È una piña colada, per cui il latte di cocco lo stiamo facendo e l'ananas lo stiamo preparando, anzi nello specifico lo prepari tu. Quindi pulisci la parte più dura, che ovviamente forse non è il caso di utilizzare, che dici? Quindi fettine sottili, molto bene. Abbastanza. Ok. Aspetta che ti tiro via intanto. Ottimo. La parte centrale dell'ananas è diuretica e disintossicante. È un'ottima quantità, un ottimo contenuto di fibra e un'ottima quantità di zuccheri, nel senso che ce n'è relativamente poco. Ricordati che è fruttosio, quindi il tuo cane non ha particolari problemi a digerirlo. Non ha particolari problemi a digerire il fruttosio dalla frutta, perché se aggiungi il fruttosio, quello che tu trovi nei negozi, ha comunque subito un trattamento chimico, per cui è pericoloso. Anche questo julienne. Un po' più, comunque a pezzettoni. Sì. Ok. E poi tanto incorpori tutto, per sì. Cui perfetto. Ottimo. Adesso finalmente vediamo come si fa a fare il latte di cocco. Allora, semplicissimo, l'abbiamo fatto
cuocere. Sì, la farina quindi e l'acqua. Ottimo, e quindi lo filtriamo perché altrimenti ci rimarrebbe ancora la farina. Sì, non è un male se c'è la farina, ma no, però magari è poco liquida per questa ricetta che vogliamo formare la cremina, altrimenti qua diventa un po' troppo solida. Ok, buono, perfetto. Super, quindi questo è latte di cocco. Che profumo. Ok, e adesso cosa facciamo? Perfetto. Allora, cominciamo a preparare il piatto. Il nostro piatto. Ottimo, allora, burro di cocco. Abbiamo parlato di cocco, questo qui è un ottimo grasso, rapporti omega 3 omega 6 perfetti, ottima qualità, super digeribile. E poi stiamo utilizzando il cocco, giustamente la pina colada. Ottimo, intanto che si sta scaldando l'olio di cocco o burro di cocco perché a temperatura ambiente è solido, cominciamo a far sfrigolare il pollo. Voilà, io faccio l'assistente, assisto. Ottimo. Quindi ci ha spiegato che dobbiamo mettere prima la carne perché ci vuole un pochino più di tempo a cuocere, il pollo è meglio che sia sempre ben cotto, quindi cominciamo a metterlo all'interno, ci piace. Ok, il pollo cuoce molto velocemente perché sono filettini sottili, adesso Aurelio penso che voglia aggiungere la verdura e la frutta che ha tagliato. Te lo passo? Voilà! Quindi abbiamo detto pastinaca, broccolo e ananas. Sta facendo saltare tutto, il tempo che cuocia, aggiungiamo le ultime cose. Oh, intanto sentiamo come sfrigola, guarda che meraviglia, perfetto. Così intanto riusciamo a cuocere e a sentire i profumi. Nel frattempo abbiamo neone e memole che gironzolano. Oh no, momento, bisogna aggiungere il latte di cocco. Vai. Aggiungiamo il latte di cocco, questo serve a formare una cremina e ad amalgamare il tutto, così lo rendiamo anche piacevole come tipo di approccio alla ciotola. Serve per ammorbidire, per evitare che si secchi. Quindi adesso abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per quanto tempo? Un decina di minuti, tranquilli. Quindi a fuoco basso? Fuoco basso. In modo che evapora un po'. Che evapora un po' e si lega e quindi cuoce le verdure. Ottimo, quindi senza coperchio. Senza coperchio. Molto bene. Ecco qua. Buono. Profumo, Cavolo, veramente. Profuma di ananas, di cocco. È una meraviglia. E l'odore del broccolo praticamente non si sente, proprio perché è delicato. Perfetto. Allora, adesso aggiungiamo il tocco veterinario. Usiamo la curcuma. La curcuma ha delle caratteristiche molto importanti perché, a parte il fatto che ha un fortissimo potere antinfiammatorio, quindi se hai un cane con dei problemi di artrosi, la curcuma è veramente un toccasana, ma in più sembra avere anche un forte potere antitumorale, quindi ovviamente se ne usate troppa poi ai cani dà fastidio perché è piuttosto speziata, ma è veramente salubre. Ottimo, qui abbiamo aggiunto anche il tocco orientale, vedi? E per bilanciare i grassi, che non ce ne sono molti perché c'è soltanto il burro di cocco, olio di cocco, usiamo le mandorle. Io vado, dimmi tu quanto. Vai, che sono buone. basta, che poi troppi grassi. Ok, così ci piace. Molto bene. Quindi siamo pronti. Oh, abbiamo un ospite. Senti il profumino, memole? Ok, allora impiattiamo. Vai. Questo per memolina. Mettiamo anche un po' di sughetto, certo. Sì. È tutto salutare. Certo. E questo è per neon. Sì, ecco, neon è piccolino. Certo. Ok, anche un po' di sughettino a neon. Sì. Perfetto, molto bene. Ecco qua. E non deve mancare il mio saggio. Gustoso? Approvato dal veterinario e dal cuoco.